riempire i miei giorni, te che io voglio far veri i miei sogni, te questo viaggio porti sicuri, chiari contorni. Ci sarò per la fine del mondo, ci sarò per amarti di più, e così se chiami rispondo, il mio vero inizio sei tu. Cosa vi ha rilasciato questo incontro con i ragazzi anche riguardo ai vostri esordi? Soldi. Su alcuni io mi sono abbastanza rivista perché c'era proprio una classe di teatro a scuola e quindi è bello vedere che comunque ci siano ancora delle persone stimolate dal teatro, dal teatro, dal parlare, dal voler rubare. Quindi per me è sempre stimolante incontrare dei ragazzi che poi, ecco, stranamente sono attenti e curiosi di sapere, perché comunque è il nostro futuro, è il nostro ricambio. Quindi parte da loro, la vera rivoluzione culturale dovrebbe partire da loro. Ecco, lei, Tosca, ha dichiarato che i ragazzi devono in qualche modo guardarsi bene da grandi fratelli, amici, che possono sembrare vie, insomma, di fuga e scamotage, invece costituiscono il baratro. Sì. Ecco, vuole rimarcare ancora una volta questo concetto? Lo sostengo da tempo, come tante persone che fanno questo mestiere e che amano questo mestiere. Sostengo che prendere e giocare con la vita delle persone solamente per fare audience o per buttarle in un contenitore è già grave per quanto riguarda il Grande Fratello, perché diventa veramente un abbrutimento civile, non un abbrutimento culturale. Quello sono persone che non fanno questo mestiere perché comunque cercano la notorietà in qualche maniera, e quindi già per me quella è follia. Ma quando questa follia va a toccare quelli che sono dei canali come la musica, come la danza, come il teatro, ecco, quello diventa molto pericoloso, perché significa abbrutimento culturale e quindi chiusura delle menti. Non c'è la volontà di costruire, ma di entrare solo a far parte di un meccanismo che poi inevitabilmente è una macelleria artistica. Quindi è pericolosissima questa. Io involontariamente all'inizio pensavo fosse invece un canale positivo, un canale che bello, qualcuno che si occupa di formare. In realtà, quando ho capito che dietro c'era un meccanismo perverso, un meccanismo legato solo ai numeri, diventa problematico. Per esempio, per quanto riguarda la musica, oggi la musica di un certo tipo, che quindi ha bisogno di ascolto, ha bisogno di tempo, non ha più sbocchi perché non c'è più nessuno, siccome non fa numeri perché ci vuole tempo, non c'è più nessuno disposto a andare a cercare e a costruire su questa cosa, che è molto grave, che significa che oggi i ragazzi che hanno 18-19 anni non hanno la loro voce, ma hanno la voce imposta da persone che non gliene importa niente di creare la voce di questi ventenni. Per cui, ecco, io esorto sempre ad essere curiosi, a scegliersi la propria musica, a scegliersi e attingere al passato, come si fa, no? In momenti di sbandamento devi andare alle radici per riuscire a trovare qualcosa. Sentite, nella vostra carriera io ho preso due o tre curiosità semplicemente. Partirei dalla prima, che riguarda il doppiaggio. L'Italia è maestra nel mondo nel doppiaggio. Lei ha doppiato Anastasia, io me lo ricordavo, è un cartone stupendo, e nel 98 lei un anno prima ha doppiato Ade in Hercules. Come ricordate quell'esperienza? A distanza di un anno cantoni comunque hanno fatto la storia della Disney e poi della 20th Century Fox. Sapete, non rimanevo così senza fiato da quando un pezzo di mussaca mi è rimasto in gola, Siete un pubblico o un mosaico? Ehi, come andiamo? Sei in forma, bel vestito. Allora, Ade, alla fine ce l'hai fatta. Come va nell'oltretomba? Beh, non c'è malaccio, sei un po' tetro, un po' buio e come sempre, piena di gente morta che vuoi farci. Ah, ecco il piccolo spruzzo di sole, il gioiellino. E c'è un lecca-lecca per il nostro alloco. Ecco qua, tu. Ah, no, no!
Forzuta la creatura. Ma vedi, prima tu chiedevi, scusa se prima di risponderti, prego. Chiedevi cosa c'era rimasto in questo incontro con gli studenti. Io devo dire la verità, oltre al fatto che sicuramente c'è dei ragazzi meravigliosi con questa loro timidezza, questa loro disponibilità a sentire, a fare, però anche un po' di amarezza ti rimane. Ti rimane sinceramente perché non si riesce a fare un incontro senza parlare per esempio di questa maledetta televisione. Cosa c'entra? Stiamo parlando di teatro. Questa è la prova del fatto che effettivamente il teatro è sempre di più una periferia, ahimè, un'apparente periferia di ciò che di quello che invece è il centro, e il centro rimane sempre un po' tutto questo meccanismo che poi non è altro che un business, no? Che ha a che fare con la televisione, e anche un po' la tua domanda, che è giusta, quella del doppiaggio, però è in fondo la domanda di un giornalista che cerca di affrontare un tema che in fondo può interessare di più del teatro. E questo è un po' avvilente, perché il teatro sarà anche colpa dei teatranti probabilmente, ma soprattutto del diffusa tendenza a considerare soltanto ciò che insomma il pragmatismo, no? Di cui parliamo con i ragazzi, ciò che è mercato, ciò che in qualche modo porta danaro. Ora ti rispondo volentieri, non volevo, non era una critica a te, no, ci mancherebbe. Dunque, il doppiaggio, io spesso ho un rapporto col doppiaggio che e mi diverte anche, questo Ade pure che hai nominato tu, era anche molto interessante. Sì, insomma, spesso mi capita di fare, l'ultima cosa che ho fatto, per esempio, l'ho amata moltissimo, che è questo Faust, dove io ho doppiato proprio Faust, questo film di Sokurov, il film di nicchia, però che ha avuto, che è un grandissimo film, è un capolavoro. Allora, perché mi è piaciuto? Perché quando metti in gioco il tuo essere attore, cioè quello che tu sei, allora fare doppiaggio ha un senso, così come ha un senso fare televisione, fare cinema. Quando è un tutt'uno quello che tu stai facendo, allora ti arricchisce, allora la tua vita diventa la tua vita anche il doppiaggio. In certi casi è stato così. Anche Ade è stata un'esperienza molto molto interessante, sì. Tosca. Ma Anastasia. Ma bella più che altro per quello che è significato, insomma, io non ho fatto solo quello, credo che non lo so se mi capiterà di farne altri, ma non è non ho questa esperienza. Ed è stato divertente soprattutto per quello che ha lasciato, perché Anastasia è un po' la Cenerentola del 2000 considerata, no? E quindi oggi generazioni di ragazzine sono cresciute con quel cartone animato. Sicuramente quando sarò più in là con gli anni ne sarò ancora più soddisfatta. Che ricordi ha dell'esperienza con Fiorello? Qualche aneddoto, qualche cosa simpatica che anche lui stesso magari ha raccontato in radio, qualche episodio? E mi ricordo che ci siamo divertiti moltissimo, come è inevitabile con Fiore, certo. Perché e che ci divisero, dovevamo fare il doppiaggio insieme, però l'abbiamo fatto in colonne separate perché lui giocava e quindi io ridevo e non riuscivamo ad andare avanti, ci facevamo gli scherzi, insomma, come è normale che sia, però è stato molto 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 divertente, come è inevitabile lavorare con Fiore, è divertentissimo. Per concludere, l'ultima esperienza che aveva visto insieme per quanto riguarda la televisione è stato il terzo fuochista nel 2007 a Sanremo. Una bambina con le sue scarpine blu, vestiti da fiori e i suoi occhi a guarda su, un colpo scuro, il fumo dell'azzurro se ne va.
le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su, e la banda andava piano, piano a cominciare. Ecco, questa è rivolta principalmente a Tosca. Gli amanti della buona musica si chiedono, dobbiamo chiederle, la rivedremo presto a Sanremo nei prossimi anni? Gli amanti della buona musica non guardano Sanremo. E questa è una... Vabbè, rispondo... Infatti ho detto la buona musica non di Sanremo. Questa è una risposta interessante però. Gli amanti della buona musica non guardano Sanremo. Non è una snobberia nei confronti di Sanremo, perché io ci torno sempre volentieri. E a me mi ha dato la popolarità quella macchina lì. Però purtroppo adesso, appunto, non lo so, bisogna vedere poi l'ultimo, c'è sempre una rinascita, quella lì è sempre un cerchio strano Sanremo, no? Scende, si rialza, scende, si rialza. Gli ultimi sono stati proprio discarica, appunto, di reality televisivi, e quindi è un po' un dolore. E ci tornerò se avrò la canzone giusta, perché non ci si deve andare come Lourdes, no? Perché tanti artisti pensano vado lì e ho risolto. Ci si deve andare quando si ha qualcosa da dire, ma soprattutto io mi auguro che torni ad essere, cioè o che cada definitivamente o che torni ad essere quella cosa bella che univa tutti gli italiani, un po' come, no, la nazionale quando giocava la nazionale. Invece adesso con tutte queste robette, sfide continue, si è un po' sgretolato il valore di quella originario, situazione, diciamo. Originario, sì. Come? Te condivide? Condivido, sì, soprattutto la prima affermazione, la bella musica purtroppo non sta lì, ahimè. Ma non sta lì perché ci dovrebbe stare, perché comunque rimane la manifestazione più internazionale, musicale che abbiamo, no? Però poi alla fine sarà proprio quello, il fatto che ce ne sono talmente tante di queste sfide, di questi pseudo Sanremo, che anche l'audience è calato, insomma, partecipare a Sanremo purtroppo quasi è quasi come partecipare a un'altra serata di X Factor. Uno di questi X, insomma. Ecco, per cui poi è chiaro che dipende quello che fai. Per esempio il nostro terzo fochista è rimasto un pochino, ovviamente, di più di altre cose, ma in un certo tipo di pubblico, perché c'è pure chi invece l'ha considerata una canzone non sanremese, quindi perché l'avete portata lì. Però invece tanta gente, che poi è quella gente che spesso ti ritrovi a teatro, perché la canzone aveva un taglio teatrale anche, no? Ma è stato anche un caso, sai? Stato un caso. Se ne innamorò Baudo. Ma sì, oggi magari non l'avrebbero presa. Non l'avrebbero neanche considerata. Sì, invece lui, essendo un uomo di teatro... Sì, bisogna dare onore a Pippo Baudo su questo, assolutamente. Un uomo di grande cultura, si è innamorato di questo affresco teatrale. Questa canzone teatro. Sì, insomma, era una canzone visionaria, che tu visualizzavi questo mondo della festa, che appunto conduceva i fuochi d'artificio, no? Che appartiene a tutta l'Italia, perché poi in tutta l'Italia ci sono le feste di piazza ancora oggi. Quindi è chiaro che lui l'ha amata molto e l'ha presa. Infatti noi pensa scoprimmo che questa canzone era stata presa dalla televisione, perché mai avuto, sembra difficile crederci, ma è così, non c'era neanche casa discografica, non c'era nessuna telefonata di qualcuno che dice prendi questa canzone, semplicemente lei ha presentato e quindi quando ci hanno chiamato, ci chiamo Rossana Casale, eravamo in teatro, ci sei tra i... Quella roba lì colpì, lì per un attimo ingenuamente ho pensato che fosse cambiato qualcosa, cioè, allora veramente basta avere un talento, un'idea. Bisogna sempre vedere chi c'è ogni a capo tanto di succede. Una barca, proprio per rimanere in tema ultimamente. Ultimissime domande e poi vi saluto, sì. Parliamo di teatro, così sì. Lo lascio dalla fine, non a caso. Meno male, il Brocchese è gentiluomo, non vi faccio domande anche perché ne avete già parlato abbondantemente. Sì. Differenze e somiglianze tra lei, regista Venturiello, e Molière. Già, ne potentemente ne ha parlato. Sono molto più bravo io. ma insomma stiamo parlando di uno qualunque e di un genio internazionale di tutta della storia, insomma. No? Molière è uno che, sai, quando apri un tunnel in una montagna, no? Come tanti altri grandissimi, è uno che ha aperto una strada.
tutta la Comédie Française nasce lì, no? Nasce in quel periodo lì, quindi ha dato vita a un modo di fare teatro, così come poi la commedia dell'arte in Italia, i nostri comici dell'arte. E io sono un semplice, insomma, poi quando ti definisci cadi sempre nel retorico, no? Mi veniva di dire artigiano e poi mi sentivo vecchio nel dirlo. E no, quindi no, oggi, però oggi, sinceramente quello credo di essere, cioè, io mi diverto come un pazzo a fare teatro. Questo per me è il più grande piacere che ho nella vita, giuro, davvero. E mi piace costruire, io da qualche anno faccio anche il regista, prima facevo sempre solo l'attore, mi diverto ancora di più e soprattutto poi come succede, no? Facendolo. E per me fare regia significa ottenere il risultato che otteniamo in questo spettacolo, e cioè alla fine bravi, perché il teatro è il gruppo, non è mai il protagonista, c'è il protagonista, ci deve essere, deve catalizzare, ma intorno ci deve essere tutta una serie di protagonisti. Questo sta succedendo nel nostro teatro e quindi questo mi fa felice. Massimo Venturiello e Tosco, un saluto ai nostri lettori di tempostretto.it, lo volete fare? Ma lo vogliamo fare? Facciamolo. E un caro saluto ai lettori di tempostretto. Con te che io voglio riempire i miei giorni, te che io voglio far veri i miei sogni, te questo viaggio a porti sicuri.